Patrizia Minardi è la componente della Commissione Pari Opportunità di Sor Optimist International, un incontro all'interno della G7 delle donne, questo convegno paraministeriale della durata di 3 giorni, 4, 5, 6 di ottobre, per parlare di cosa e per portare quale contributo. Sì, intanto Sor Optimist International parteciperà alla giornata di domenica 6 ottobre perché ha partecipato al report Women 7 e quindi ovviamente i temi appunto della lotta alla violenza sulle donne, ma anche quelle che sono le azioni per contrastare tutta una serie di iniziative che permettono di ridurre il divario di genere e proprio nel nostro, diciamo, core business, nel nostro statuto nazionale e ovviamente di club. In particolare oggi abbiamo voluto proporre un particolare taglio alla disparità di genere nel campo della cultura, perché le professioni della cultura purtroppo sono anche queste appannaggio degli uomini e spesso è difficile far emergere un artista che naturalmente lavora tanto a disciplina per tanti anni, perché ci sono tutta una serie di questioni che vengono mappate anche dai nostri osservatori, per esempio la maternità che non permette per esempio ai direttori d'orchestra piuttosto che ovviamente a chi appunto è un'attrice di teatro piuttosto che una regista. In particolare oggi parliamo appunto di una particolare disciplina che è quella della scultura, quella della pittura, quindi dell'arte in generale, che vede anche qui non far emergere le donne. Per esempio si misura che nonostante le donne partecipino a quelle che sono le accademie per le arti più del 66%, quindi più degli uomini, poi l'emersione delle donne è solo del 18%. Allora qui è necessario ovviamente fare in modo che ci siano delle iniziative europee e nazionali, come per esempio Women the First, che significa appunto dare la possibilità che l'artista possa essere scelta appunto attraverso dei canoni e naturalmente permettere che questa possa esporre quanto espongono gli uomini. Ci sono delle azioni concrete che si possono fare proprio per cercare di evidenziare il ruolo della donna anche nel mondo della cultura? Assolutamente, bisogna assolutamente fare in modo che anche i contratti per la cultura, dallo spettacolo dal vivo all'arte eccetera, contemplino la parte biologica della donna, quella appunto che viene dedicata alla maternità, e poi permettano naturalmente di fare in modo che negli apici, appunto nei consigli di amministrazione, come si è fatto dalle leggi Golfo in poi, si possa appunto si può permettere che la donna possa salire agli apici e possa naturalmente arrivare anche a selezionare con la propria sensibilità femminile altre donne. Oggi si parlerà di gender gap. Nel suo percorso di artista, professionale da artista, ha trovato delle difficoltà in quanto donna? Senza dubbio, le difficoltà esistono per una donna, specialmente se parliamo di una scultrice, perché è un lavoro tipicamente maschile. Quindi io, avendo introdotto questo lavoro e così, è stata una cosa un po' complicata, perché anche con i simposi di scultura, diciamo che i miei colleghi mettevano in dubbio il fatto che io potessi lavorare la pietra. Negli anni è cambiato? No, assolutamente no. È sempre grande difficoltà per una donna andare avanti nell'arte. Molto difficile, bisogna lavorare tanto e credere in quello che si vuole e basta. Quali sono state le sue ultime opere? Ma le mie ultime opere sono stati corsetti, perché io ho dedicato tutta la mia vita, diciamo, alla figura femminile, alla realtà femminile, alle difficoltà che ha la donna e quindi alla violenza, e quindi ho realizzato opere anche sul femminicidio e i corsetti come ultima produzione, perché esaltano un po' la femminilità della donna, nello stesso tempo, perché la femminilità è eterna, diciamo che non ha tempo, e nello stesso tempo l'eleganza, la raffinatezza e la forza, ma c'è l'assenza del corpo della donna, quindi c'è quel vuoto che si riempie o con la fantasia o con una donna che entra in questo manufatto. Anche il suo è stato un percorso complicato in quanto donna, come critico d'arte?
Beh, diciamo che il mondo, come diceva la dottoressa Minardi, il mondo femminile è un mondo articolato e particolare e devo dire che a certi livelli il gap è ancora più forte, anche se noi siamo abbastanza tenaci, quindi tutto sommato, nonostante le difficoltà, io credo che le donne capaci riescano in un modo o nell'altro e quindi anche diciamo nel mio ambito, nel mio settore, riescano ad emergere, anche se abbiamo avuto insomma esempi eclatanti di donne che nonostante abbiano fatto cose importantissime, penso per esempio ad Angela Vettese, sono state fortemente contrastate e discriminate. Quest'anno la Biennale di Venezia segue ad una biennale importantissima che ha visto le donne protagoniste, perché la sua curatrice ha voluto fortemente destinare e definire anche il potere che l'arte femminile ha, e questo devo dire è stata una scelta coraggiosa, molto criticata, ma che definisce lo stato attuale della condizione nel mondo della cultura e dell'arte in particolare, delle donne e di quello che loro fanno e dei messaggi che esse insomma in un certo senso mandano e indirizzano al mondo intero.